Il benvenuto è Putanas Vivien da Ciudad Historicum, cioè da tutti i suoi collaboratori. Il tema di oggi, ce lo sapete tutti, è un tema molto interessante, no, per noi tutti, è un campo di lavoro sul quale ci siamo impegnati già da un paio d'anni. La digitalizzazione dei fogli matricolari, cioè dei soldati reggiani, cioè delle classi del 1910 al 1930. Io sono Massimo Storchi, sono il direttore del polo archivistico del comune di Reggio Emilia ed il responsabile degli archivi di Storeco. Insieme a me, qui a fianco, anzi, cioè dietro a me, non potete vedere gli amici e i collaboratori che poi successivamente interverranno nel corso di questa mattinata, a partire ci da Amos Conti, che è il responsabile del progetto dei fogli matricolari, è il responsabile di tutta la grande operazione, ma che da anni sta andando avanti all'interno degli albi della memoria. Lui è il creatore, ma di questa pagina importante, decisiva, cioè negli archivi, cioè di Storeco. Poi insieme a noi, appunto, c'è Flora De Carlo di Storeco, una delle operatrici che stanno portando avanti la digitalizzazione, e insieme a noi c'è Michele Bellelli, nostro documentalista, ma del polo archivistico. Ecco, ovviamente i tempi, anche per le cause ben note, non possono essere molto ampi, quindi noi contiamo di chiudere la mattinata entro le ore 11. Alcune note tecniche: attualmente e per la prima fase dell'incontro non sono attivi i microfoni delle singole persone, cioè questo non per mancanza di democrazia, ma esclusivamente per motivi tecnici, per evitare incroci, rimbombi e dissonanze varie. Cioè nella fase finale, ovviamente, in fase di domande e informazioni, appunto, daremo a tutti la possibilità di intervenire come vorrà. Un'altra nota tecnica, sempre in tempi di pandemia: fra un intervento e l'altro ci saranno pochi secondi di interruzione, non solo perché dovremo spostarci noi stessi, ma anche per esigenze di sanificazione della postazione, dei microfoni e di quant'altro, secondo le norme in vigore. Mi tocca con piacere, appunto, dare all'inizio di questa giornata due ringraziamenti. Il primo è al presidente della provincia, Giorgio Zanni, al quale fra poco darò la parola per un saluto. La provincia è sempre stata molto attenta, mi ricordo con piacere, insieme all'amico Conti, che la prima presentazione del progetto dei fogli matricolari è stata fatta in sede di consiglio provinciale. Quindi la provincia è sempre stata molto attenta anche a questo progetto. Un altro grazie al comune di San Martino in Rio, perché in tempi normali oggi avremmo fatto questa iniziativa in loco, no? Con grande gioia, perché la sede di San Martino in Rio è una sede molto bella e prestigiosa. Purtroppo, nonostante la disponibilità del comune di San Martino, non è stato possibile farlo, no? Come si dice, non sarà per la prossima volta, per un'altra fase di questa operazione. Bene, io a questo punto guardo il nostro regista Giacomo e gli chiedo se posso passare la parola al presidente della provincia per un suo saluto. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Perfetto. Intanto vi saluto e vi ringrazio. Avrei dovuto collegarmi in realtà dal mio comune, perché è vero che sono presidente della provincia, ma sono anche sindaco. Mi onoro di essere sindaco anche della mia comunità, che è Castellarano, che tra l'altro è uno degli 8 comuni che già ha
aderito in primis a questa iniziativa, quindi insomma sono venuto in un posto un po' diverso dall'ufficio, come vedete, sono divenuto per salutarvi davanti a quella che è la chiesa di Santa Croce, che a differenza di tante altre chiese è una chiesa di proprietà del comune di Castellarano, ma è soprattutto il monumento della memoria ai caduti, e questo vuole essere un saluto in un luogo non casuale, ovviamente, è appunto il simbolo della memoria dei caduti castellaranesi di tutte le guerre, e quindi insomma mi faceva piacere darvi il saluto, ovviamente con rigorosamente con la felpa di Storego che mi avete donato qualche mese fa ormai, e di cui vado fiero ed orgoglioso. Mi faceva piacere aprire i lavori da qua. E come ricordavi anche tu, Massimo, e ti saluto e ringrazio, saluto anche Amos e i vostri ragazzi di Storico, Flora e Michelle, che vi danno che mi hanno dato una mano, vi hanno dato una grande mano. Ovviamente saluto e ringrazio Amos Conti, con cui insieme a te, insieme a Mattias, che saluto con affetto, abbiamo dato il via appunto alla presentazione, come ricordavi tu, nella sala del Consiglio Provinciale ormai diversi mesi fa. Una sala del Consiglio Provinciale, una provincia che ancora, anche senza le funzioni dopo il ridisegno della 56 del 2014, la legge di riforma delle province, comunque prova ancora a esercitare quello che è un coordinamento anche dal punto di vista culturale, perché no, storico. Ci ha fatto molto piacere provare ad accendere un riflettore su quello che era il vostro progetto, che implicava di riportare anche da un certo punto di vista più vicini a noi questi i ruoli reggiani che erano conservati, come ci ricorderete, come ci avete ricordato a Modena, riportarli fisicamente un po' più vicini a noi, renderli certamente più accessibili e renderli anche, diciamo così, speriamo perpetui nel tempo, in modo tale che si possano conservare ancora meglio, in questo caso con un formato e dal punto di vista digitale. Quindi davvero grazie per il grande impegno che avete promosso, che avete messo in campo. So che sono 8, se non vado errato, le amministrazioni comunali che già hanno aderito, versato la propria quota e hanno cominciato a scavare insieme a voi rispetto a un pezzo di storia importante, un pezzo di storia che si deve conservare, un pezzo di storia che, se c'è, se è conservata e se è possibile fare una buona fruizione, così come sarà possibile grazie al vostro progetto, potrà anche essere valorizzata all'interno dei nostri comuni, cosa che spesso purtroppo non è così. Quindi la voglia, la passione della ricerca, credo anche come amministrazioni comunali ce la mettiamo in campo, anche con la sensibilità che credo che contraddistingua l'ambiente reggiano, la provincia reggiana. Voi ci mettete la professionalità, la serietà, e ci date l'utile, indispensabile strumento con cui noi potremmo poi trasmetterla a pieno alle nostre comunità. Dicevo, sono 8 le amministrazioni comunali, se non sbaglio, che già hanno aderito. Mi sembra che siano altre 14 quelle in fase di, diciamo così, che stanno aderendo al progetto insieme a voi, e che da qui ai prossimi mesi su cui lavorerete per digitalizzare anche la loro parte di ruoli. Quindi davvero grazie, mi faceva piacere oggi provare ad aprire da qui, da un luogo simbolico per noi castellaranesi, questo saluto. Grazie davvero per il grande impegno e per la grande professionalità che mettete in campo. Ricordo in chiusura che prima del lockdown, anzi i primi giorni di lockdown, saremmo dovuti essere insieme un'altra volta in quello che erano l'ultimo viaggio della memoria, che già era partito, ma che non riuscì a veder partire l'ultimo viaggio, diciamo così, di cui facevamo parte anche io insieme al sindaco di Vezzano, al sindaco di Albinea, per raggiungervi a Berlino. Fu un momento triste in quel momento, non avevamo forse ancora capito che cosa stava avvenendo davvero. Voi eravate tra l'altro via, insieme a Mattias ci siamo sentiti diverse volte, perché anche i problemi logistici in quel momento di rientro erano importanti. Insomma, anche in quell'occasione la ricordo come un momento difficile, come un momento che vedeva un salto nel vuoto, ma credo che vada sottolineato una volta ancora quello che è il grande lavoro che avete svolto, che state svolgendo, e anche il principio di resilienza, parola di tanto in tanto, anzi molto spesso abusata, ma anche in questo percorso c'eravate prima, ci siete oggi e ci sarete anche in futuro. Quindi davvero noi saremo con voi per tutto quello che possiamo fare, sempre e volentieri. Quindi vi mando un grande abbraccio a tutti, a tutte le persone collegate, buon lavoro e grazie per quello che svolgete e per l'importanza che svolgete. A presto. Bene, allora
un nuovo grazie al presidente della provincia Zanni per le espressioni della sua partecipazione, ma che appunto no, cioè, ci conosciamo bene, sono assolutamente appunto, no, concrete e sincere. A titolo di informazione abbiamo 32 collegamenti in corso, di cui 15 sono amministrazioni comunali, quindi c'è di questo, c'è di questo dato, no, siamo molto, no, contenti, ci dice dell'interesse, no, per questo progetto, che c'è un progetto, ma come ha accennato il presidente Zanni, c'è stato presentato alla fine del 2018, è un progetto che adesso poi c'è l'amico Amos Conti, ma ci dettaglierà nelle sue linee. C'è un progetto che nasce ma da una collaborazione fra Istoreco ed il Ministero, si chiama il MIBACT, attraverso l'Archivio di Stato di Modena, che è il luogo dove no, fisicamente sono conservati, no, questi registri. C'è soltanto due note così storiche, anche perché immagino che tutti quelli che ci stanno ascoltando siano appassionati, interessati, esperti, però mi piace ricordare come i fogli matricolari, no, da cosa nascono? Nascono dall'esistenza in Italia, dal 1861 fino al 2004, e quindi per 143 anni, del servizio militare di leva, la coscrizione obbligatoria. C'è la coscrizione obbligatoria che fu appunto, come dire, promulgata attraverso vari, no, dispositivi di legge. Gli albi matricolari erano in pratica l'anagrafe militare per tutti gli italiani, di sesso maschile, siamo ovviamente. Ed erano conservati presso i distretti militari, che furono creati nel 1870, in ogni capoluogo di provincia, quindi anche a Reggio. Quindi i registri che oggi sono conservati a Modena sono quelli di Reggio, trasferiti poi a Modena una volta appunto, no, chiuso il distretto, di Reggio Emilia, che aveva sede, come tutti noi sappiamo, qui in Via Emilia. Ecco, dal 1875 è la legge, ma che descrive, prescrive la coscrizione militare obbligatoria e impone la realizzazione delle liste di leva. È quindi un tratto, una continuità degli apparati, dello Stato, in questo caso degli apparati militari. Sfogliando gli appunti, no, presi in questi anni, mi è saltato anche una cosa, se volete, no, così, una singolare, la precisione e l'accuratezza. Nel 1889, a fianco delle liste di leva, furono introdotti anche il registro dei quadrupedi, che appunto in caso di necessità, ma di mobilitazione, potevano venire appunto mobilitati ai fini, no, della guerra. Non a caso la nostra sede, la sede dell'archivio, del polo archivistico, è all'interno delle scuderie Castelnuovo, all'interno degli stalloni, che appunto era un luogo di, come dire, di fornitura, anzi di riproduzione di fornitura per dei quadrupedi, no, dell'esercito. Quindi in un certo senso aggiungiamo anche un filo, no, del luogo alla storia, di quello, no, no, che stiamo facendo. Poi l'ultima, come dire, modifica, di legge, almeno per il periodo su cui no, stiamo lavorando noi, quindi le classi dal 10 al 30, viene fatta con la legge del 1938, che prescrive che all'età di 20 anni la presentazione del coscritto, no? Per la visita, per appunto per l'iscrizione nel registro, e poi la chiamata effettiva alle armi, no? 22 anni. Ecco, e questo è quello che ha governato in sostanza tutto quanto
cioè l'arruolamento degli italiani nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Concludo appunto ricordandovi perché è importante questa operazione di digitalizzazione, perché consente la condivisione su tutto il territorio di una storia importante, ma della storia di tanti cittadini, nostri concittadini, che furono costretti il più delle volte appunto ad associarsi alle imprese belliche. È un senso di riconoscimento, ma che dobbiamo a tutti loro, anche da parte di chi, come me, appartiene alla prima generazione che non ha fatto la guerra, per sua fortuna. No? Mio padre ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, mio nonno ha fatto la Prima Guerra Mondiale, via così. Ecco, cioè noi che abbiamo avuto la fortuna di vivere in pace, c'è il nostro, compito ricordare anche chi questa fortuna non l'ha avuta. I più fortunati, ma che sono andati e sono tornati, quelli un po' meno fortunati, no? Pensiamo a tutti gli internati militari catturati, prigionieri, che per fortuna sono tornati, e purtroppo quelli, no? Tantissimi, ma che non ce l'hanno fatta. Quindi questo è un modo di mettere a disposizione. Noi abbiamo coinvolto le amministrazioni comunali perché appunto questa anagrafe militare vada ad aggiungersi in ogni singolo comune all'anagrafe civile, perché ovviamente è la complessità della vita di tanti loro concittadini. Bene, io a questo punto mi fermo. Come detto all'inizio, lascio la parola all'amico Amosconti. Ci sarà un brevissimo stacco, per esigenze tecniche, di sanificazione, di interventi vari, e fra un minuto possiamo continuare. Intanto grazie a tutti. Vado. Questo tratto di presentazione che vuole descrivere quello che è il progetto relativo ai fogli matricolari. L'abbiamo condensato in una serie di immagini per dare una certa efficacia. Partendo dalla prima, mi sono permesso di definire questa presentazione Uomini alle armi, perché questi giovani che furono coscritti obbligatoriamente, come diceva prima Massimo, molti hanno anche dovuto servire in guerra, non solo in pace. Ecco quindi l'idea di chiamarla anche un dovere, il nostro, il dovere della memoria, per ricordarci delle vicende di questi che erano i nostri padri, nonni, bisnonni, sotto le armi, e quindi per riportarli all'attenzione, all'oggi, non più anonimi, non più
solo numeri di una statistica come si fa per le guerre con i morti, e quindi dare anche un segno, un monito per le nuove generazioni. Il progetto che abbiamo, che si sintetizza nella definizione digitalizzazione dei fogli matricolari, siamo partiti dal lotto delle classi 1910-1930, essendo i giovani che in gran parte furono coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale. Il progetto completo però prevede poi di fare anche le classi precedenti fino a partire dall'Unità d'Italia. Il fondo storico da cui si attingi è il cosiddetto fondo dei ruoli matricolari dei coscritti reggiani, e quindi la troupe, cioè i soldati fino al grado di sergente, che ha redatto l'esercito italiano e che redigeva fino alla, e tuttora redige, per, anche se la coscrizione non è più obbligatoria, attraverso appunto questi ruoli matricolari che registrano tutta la vita militare. I ruoli passati che noi stiamo trattando sono conservati presso l'Archivio dello Stato di Modena in seguito alla soppressione poi del distretto militare di Reggio, che avvenne nel 1954. La sede naturale della conservazione per noi sarebbe stata quella delle istituzioni reggiane, ma non è stato possibile smuovere il materiale. Però con questo progetto di digitalizzazione si riesce. Quali sono gli obiettivi? Si vuole salvare dal rischio della dispersione o della distruzione un patrimonio documentale che ha un inestimabile valore storico, sociale, culturale, valorizzarne i contenuti, e a fine di studio, di ricerche e anche di memoria familiare, portandolo all'accesso aperto e via web in modo che chiunque possa accedere a queste storie. Avevamo definito anche un motto all'inizio: portiamo a casa i nostri ragazzi, i nostri nonni, la loro storia. Avanti pure. Come siamo arrivati? Qual è stata la soluzione? È stato un accordo, convenzione fra Istoreco e l'Archivio di Stato di Modena, assentito dal MIBAC, dal Ministero dei Beni Culturali, col quale con questa soluzione praticamente si riportano in casa tutti i ruoli matricolari e tutta la storia in forma mediata con tecnologia digitale, con macchine e sistemi elettronici che oggi stiamo usando. Questa soluzione concordata con l'Archivio di Stato di Modena è stata effettuata tramite una convenzione firmata alla fine del 18 e che è tuttora in corso e che andrà avanti nel tempo fino ad ultimazione del progetto. La consistenza di questo parte del progetto di questo lotto, che riguarda, come dicevamo, le 21 classi tra il 10 e il 30, consiste in 313 volumi e per un totale di 72.000 e oltre matricole, ossia soggetti interessati. Avanti pure. L'avanzamento attuale del progetto, noi abbiamo ultimato l'esecuzione online, l'esecuzione della riproduzione e la messa online sugli albi della memoria, dove tutto confluisce, finora le classi 1910, 11, 12, 13, 14 per quasi 20.000 soggetti e per un complesso poi di quasi 40.000 immagini, perché ogni foglio è costituito poi da più immagini. Mentre abbiamo in lavorazione la classe 1915, c'è stata per altri 3.500 soggetti e persone circa 7.500 immagini. Purtroppo c'è stato un fermo notevole nella primavera a causa della pandemia. Nel contempo stiamo lavorando anche le classi 1897 e 98 che abbiamo recuperato da un progetto terzo, ma che noi possiamo utilizzare allo stesso fine, per arrivare a fine 2020 ad oltre 30.000 soggetti già online e oltre 55.000 immagini online, e quindi storie leggibili.
cosa contiene in sintesi il foglio matricolare, che vedete si vede in trasparenza sotto, e che è il foglio matricolare del famoso tenore Ferruccio Tagliavini, e c'è trascritto lì proprio il suo servizio in Africa orientale italiana nel 35-36, la campagna famosa per l'impero, la campagna coloniale. Dentro a questi documenti, il documento foglio matricolare registra cronologicamente gli impieghi e gli eventi del servizio prestato sotto le armi, sia in pace che in guerra. Sono tratti di vita percorsi sui sentieri della storia, possiamo dire. E le persone che noi andiamo a trattare con questo blocco di oltre 70.000 contengono questi fogli oltre 150.000 anni di vita dei nostri cari, di vita trascorsi molta parte anche sotto le armi, sotto in guerra proprio. Qui dicevo come definizione un riannodamento dei fili, perché i contenuti di questo foglio e di questo tratto di vita si possono integrare, anzi già avviene, con altre banche dati e fonti informative che diventano utili per tracciare biografie, profili storici di personaggi, genealogie di famiglie e quant'altro. Avanti. Tanto per dire, ecco, partendo, diciamo, questo foglio si innesta, il foglio di ognuno, di questo signor Tamagnini ultimo, che non vedo la parte terminale, puoi far salire un secondo che c'è un dato interessante. No, indietro, quello di prima. Non può salire perché manca un pezzo. Ecco, e Tamagnini, ma non si vede. Vabbè, il raccordo, diciamo, il raccordo con le altre informazioni, altre banche, dati, fonti informative, tipo lo stato civile e l'anagrafe, i datori di lavoro, gli archivi dei datori di lavoro, per esempio Reggiane, siti web, albi della memoria in particolare, ma anche il sito web Antenati, i diari storici dei reparti militari, le associazioni d'arma, gli archivi degli ex combattenti, delle associazioni combattentistiche ed arma, che sono un complesso di informazioni che una soluzione come quella da noi adottata per i fogli permette poi di cercare di raccordare un complesso di informazioni. Dicevo che questo foglio del Tamagnini precedente era combattente in Africa e poi morto in Russia. Andiamo avanti con delle esemplificazioni. Ovviamente il documento non sarà leggibile per il rimpicciolimento, alcuni casi così emblematici, un attimo, ecco, Lauro Vezzani, ad esempio, ufficiale di Correggio, combattente in Seconda Guerra Mondiale, internato militare in Germania, che è stato ucciso in prigionia per aver difeso un militare italiano da delle vessazioni, fu egli stesso colpito e bastonato a morte, per cui morì in prigionia. Uno degli oltre 7.000 soldati italiani internati in Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Avanti pure. Angelo Cocconcelli, nativo di Cavriago, era un religioso, e credo che molti lo ricorderanno, un religioso che non ha fatto il servizio militare, essendo esonerato come religioso in base al concordato, ma nella seconda guerra mondiale prende parte attiva e diventa un componente del Comitato di Liberazione Nazionale Reggiane, meritando anche la qualifica di partigiano combattente e con qualifica riconosciuta, pur essendo religioso e non avendo indossato mai la divisa militare. Avanti pure. Questa è la seconda parte del suo foglio. Sillaricò, sono esempi. Da Montecchio, un soldato che combatte nella guerra d'Etiopia 35-36 e poi nella Seconda Guerra Mondiale gli era piaciuto il turismo, va in Grecia e scompare poi nel mare Egeo da prigioniero dei tedeschi nell'affondamento della nave Crispi. Una serie di navi cariche di prigionieri affondò e oltre 10.000 soldati italiani morirono, tra questi un centinaio anche di soldati reggiani,
Sillarico è uno di quelli. Avanti. Aurelio Fontana da Rolo, soldato, combatte nella Seconda Guerra Mondiale, anche lui affonda con le navi nell'Egeo la nave Sinfra, sempre navi requisiti dai tedeschi per trasportare prigionieri dalle isole greche in Germania. Avanti pure. Mario Bosi era di Reggio, nativo di Castellarano, ufficiale medico nella Seconda Guerra Mondiale, e giovanissimo, viene inviato in Russia, catturato, prigioniera, muore in prigionia, disgraziatamente. Ovviamente qui la sua cronologia come foglio di truppa, diciamo, è brevissima, perché poi da ufficiale avrà avuto uno stato di servizio che invece è conservato dallo stato maggiore dell'esercito, a differenza dei fogli matricolari della truppa. Avanti pure. Rainero Lombardini, a Reggio lo ricorderanno in molte, un capitano d'industria, no, dell'omonima società di Novellara, caporal maggiore, arruolato ma poi dispensato nella Seconda Guerra Mondiale dal servizio perché era a disposizione di uno stabilimento cosiddetto ausiliario per le produzioni di guerra, la società anonima Lombardini, attualmente ha un altro nome ma non me lo ricordo. Avanti pure. Edmondo Silingardi di San Martino in Rio, un soldato, combatte nella Seconda Guerra Mondiale ed è dato disperso in Russia nel ripiegamento dal Don. E qui è una ecatombe di dispersi, di persone che sono scomparse, morte per il freddo, per le armi, ma mai più trovate. Edmondo Silingardi, avanti pure. Didimo Ferrari, da Campegine, soldato, comandante partigiano, era stato perseguitato politico durante il regime fascista, nella Seconda Guerra Mondiale, comandante partigiano, medaglia d'argento, poi di lui sono note vicende del dopoguerra, poi risolte in un certo modo. La medaglia d'argento gli era stata anche revocata, ma poi per un processo, ma poi gli fu riconsegnata. Avanti pure. Fermo Bigliardi da Correggio, un soldato, anche lui combattente nella Seconda Guerra Mondiale, abbiamo preso ad esempio proprio questi perché i più significativi. Morto e catturato dagli americani in Tunisia e morto in prigionia negli Stati Uniti, malattia. Dorando Panciroli, sempre di San Martino, anche lui nella Seconda Guerra Mondiale, invece disperso nel siluramento della nave Conte Rosso durante il trasporto dall'Italia alla Libia, nave silurata. Tutti morti. Remo Poli da Correggio, caporale nella Seconda Guerra Mondiale, anche, disperso in Libia nel fatto d'armi di Tobruk, già nel 1941. Guerra in Libia. Giuseppe Salami, sempre di Reggio, caporale che combatte nella guerra d'Etiopia, Seconda Guerra Mondiale anche lui, e muore da prigioniero in Russia, si dice per malattia sempre, quando uno muore in prigionia per malattia. Avanti pure. Non ne abbiamo più, e sono solo degli esempi. Voi si potrà verificare da questi esempi che questi fogli ingranditi e visualizzati a misura adeguata risultano perfettamente leggibili e è possibile attraverso una consultazione attenta di questi fogli ricostruire un percorso fatto di arruolamento, grado, inviato a, se noi andiamo a vedere qui quelli dell'Etiopia, allora imbarcato a Napoli, sbarcato a Massawa in Etiopia, in Eritrea, e poi ferito, decorato, tutti gli eventi che riguardano la vita del militare possono essere riportati. L'associazione che noi cerchiamo di fare poi sugli albi della memoria, in particolare per i caduti, è quella di associare anche eventuali fotografie, immagini reperiti in vari siti, tipo il Sacrario Militare di Reggio, oppure inviate da discendenti che ne hanno piacere o interesse a corredare
la posizione del soggetto, del militare, negli albi della memoria con una serie di immagini personali, da civile, da militare, o documenti e quant'altro. È quindi un progetto molto corposo e richiederà parecchio tempo, e speriamo che si possa concludere rapidamente e che rapidamente, nel giro di qualche anno, perché è una mole di lavoro immenso. La mole riguardante le classi dall'Unità d'Italia al 1909, escluso il 97-98 che abbiamo recuperato recentemente, e riguarderà altri oltre 100.000 coscritti, perché allora si parlava effettivamente di coscritti. Leva militare, servizio militare obbligatorio, un anno, 18 mesi, a seconda dei tempi, richiami per guerra e per il tempo necessario. Alcuni hanno dei percorsi lunghi 7 anni, perché tra inizio di guerra, ritorno dalla prigionia, qualcuno ha fatto 7 anni di storie, quindi 7 anni di vita. Questo è quanto. Vedo, ecco. Ci sono? Ok. Allora, buongiorno a tutti, io sono Flora De Carlo, una degli operatori che si occupa fattivamente del progetto dei fogli matricolari. Adesso chiedo a Giacomo della regia se ci fa fare una carrellata di foto di un reportage che abbiamo fatto recentemente, proprio per farvi vedere effettivamente quello che maneggiamo e che cosa facciamo. Va benissimo. Allora, noi naturalmente andiamo a recuperare i registri, quindi questi libroni che contengono all'interno i fogli matricolari, all'Archivio di Stato di Modena, come vi ha già detto precedentemente Amos. E vedrete tra poco dalle immagini che i nostri libroni, eccoli qua, diciamo dei dettagli, noi li conserviamo all'interno dell'archivio di Storeco. Tu vai anche avanti, Giacomo, così vi facciamo vedere. Intanto, ecco qua, naturalmente giornate tipo, quindi vedrete adesso la nostra postazione, dove effettivamente, ecco, questi sono degli esempi di momenti di lavoro, quello che facciamo in questo caso. Quindi la prima fase di questo lavoro è la digitalizzazione, ovvero l'acquisizione dei fogli matricolari attraverso una fotocamera ad alta risoluzione. Vedrete, queste nostre postazioni sono appositamente attrezzate sia con la fotocamera ma anche con le opportune lampade, perché noi abbiamo così durante tutto l'arco della giornata la luminosità opportuna. Successivamente alla fase di digitalizzazione c'è un ricontrollo di tutte le immagini. Qua stiamo parlando di 15 registri all'incirca in media per ogni classe, quindi per ogni anno, e quindi, come diceva anche Amos prima, parliamo di 3.500-4.000 matricole. Una volta digitalizzate le ricontrolliamo e
ogni file, quindi ogni fotografia, viene rinominata con il numero di matricola, nome e cognome del coscritto e la sua paternità, in modo che dopo possa essere agevole all'interno degli albi della memoria alla ricerca di un'immagine specifica. Successivamente vi è un controllo incrociato tra di noi operatori, anche per verificare errori di battitura, eccetera, e attraverso la catalogazione e l'inventariazione definiamo un database che poi entrerà negli albi della memoria e costituiamo anche una rubrica in formato elettronico. Questa è una, sarà una rubrica il più possibile precisa, che andrà poi ad essere confrontata con quella originaria cartacea che ci viene fornita sempre dall'Archivio di Stato di Modena, che per forza di cose negli anni, essendo stata scritta anche sotto dettatura, presenta ovviamente delle imprecisioni, a volte degli errori. Completata una classe, quindi completato questo lavoro, l'ultima fase è quella di una post-produzione delle immagini attraverso Photoshop, ma in realtà consiste semplicemente nella modifica opportuna di luminosità e contrasto, perché poi di fatto, come vi dicevo prima, le foto sono già ad altissima risoluzione, quindi già godibili. Viene poi restituita la classe all'Archivio di Stato di Modena con la rubrica in formato elettronico rieditata e riprendiamo la classe successiva, quindi altri 10-15 libroni e ricomincia il processo. Diciamo che attualmente gli operatori, quindi oltre a me ci sono altri due operatori, io sono in full time e poi ci sono loro in part time, il tempo che impieghiamo per tutto un processo su una classe varia dal mese e mezzo e due mesi. Questo dipende da vari fattori, tra cui anche le condizioni in cui troviamo effettivamente ogni libro, ogni registro, perché chiaramente se un registro è ben conservato è abbastanza agevole dopo l'acquisizione delle immagini, ma ci sono state anche situazioni in cui abbiamo trovato dei registri danneggiati, delle pagine molto consumate, strappate, anche con delle scritte sbiadite, quindi lì c'è dovuto essere anche un lavoro di preparazione che ci consentisse di fare delle foto efficaci, quindi, e questo ancora di più avvalora l'importanza di questo tipo di lavoro, proprio nella conservazione in peritura di questi documenti. Diciamo che può sembrare un lavoro ripetitivo o anche esclusivamente tecnico. In realtà per uno storico offre, come vi faceva anche notare prima Amos, delle occasioni estremamente affascinanti, perché poi noi è impossibile non venire a incontrare delle vere perle, delle chicche, personaggi partigiani, personaggi conosciuti, e allora lì ti sembra proprio di entrare in contatto toccando quelle pagine anche proprio con la storia, perché non c'è soltanto, diciamo, la spiegazione di un evento o diciamo un dettaglio romanzato, lì rientri proprio tra le righe, vedi i vari passaggi concreti che ogni coscritto ha fatto nell'arco della sua vita militare, e questo è ancora molto più d'impatto proprio per comprendere un determinato processo. Il sentimento che abbiamo noi operatori in merito a questa cosa è proprio quella di esserci messi al servizio della storia, al servizio della memoria e ovviamente al servizio di tutti quei ricercatori o anche future cittadine e cittadini che avranno la possibilità sempre in peritura di andare a recuperare agilmente dei documenti per poter fare ricerca, ma anche semplicemente per ricordare e ammirare la storia reggiana. Penso di aver concluso, vi ringrazio.
Bene, dopo gli interventi vediamo Sconti e di Flora, penso che cioè, se già non era stato chiara la complessità e l'importanza, cioè, di questa operazione, può essere un, come dire, un elemento ulteriore per, cioè, per intendere il lavoro, cioè, che stiamo facendo. E cioè, volevo appunto, fare un attimo il bilancio su chi sta partecipando. Cioè, in particolare noi vogliamo ringraziare, oltre tutti i privati, amici e ricercatori, i comuni di San Martino, Correggio, Castellarano, Poviglio, Vezzano, Reggiolo, Boretto, Cavriago, Gualtieri, Rolo, Castelnuovo Sotto, Baiso, Rubiera, Campagnola e Albinea. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ecco, cioè, come avevamo detto all'inizio, vuol dire, adesso non è possibile aprire i microfoni, vi potete prenotare, cioè, sulla chat, se qualcuno ha domande, informazioni, cioè, chiarimenti, io e i miei colleghi non ci siamo qui per darvi le risposte. C'è una domanda, vorrei chiedere se nei fogli matricolari le foto compaiono spesso o raramente. Allora, ci do la risposta io naturalmente, perché siete suggerimenti, non ci sono le foto nei fogli matricolari, cioè, per evidenti non motivi tecnici ed operativi. Le foto che abbiamo appunto mostrato sono, cioè, la dimostrazione di poi come si può procedere alla ricerca, no? Cioè, sono foto che abbiamo reperito proprio, no, partendo, ma da quei fogli non matricolari, in altri archivi non abbiamo detto perché il tempo è poco, ma lo ha accennato non molto bene Amos, il fatto che presso il nostro archivio noi abbiamo anche altri archivi, c'è archivi della combattenti e reduci, ma stiamo sistemando gli archivi degli invalidi di guerra, abbiamo l'archivio delle vittime civili. Ecco, quindi è questa operazione che spiegava molto bene Conti, il fatto di mettere in rete, in collaborazione, più fondi documentari. Il direttore segnala che oggi sulla Gazzetta c'è una pagina dedicata. Sì, ecco, c'è la regia molto attenta, no? Cioè, mi dice che ci mi informa che ci potete trovare oggi sulla Gazzetta di Reggio una intera pagina su questa iniziativa che stiamo conducendo e sull'operazione di digitalizzazione dei fogli matricolari. I soggetti riformati vengono compresi? Ciao a tutti. Ponevo la domanda se i soggetti riformati sono compresi. Sì, sì, sono compresi. Io faccio da interfaccia. Se sento quello che dicono i miei colleghi, sì, ci sono inclusi. Tutti quelli che sono passati. Cioè, tutti quelli che venivano chiamati alla visita di leva, che avessero un esito oppure un altro, sono inseriti nei fogli matricolari, tutti. Buongiorno, chiedo diciamo, l'uscita sugli albi della memoria, vengono diciamo messi man mano che il lavoro a Lotti è finito? Ogni classe, una volta completata la classe, restituita tutta l'archivio di Stato di Modena, la prima cosa che facciamo è mettere tutto sull'albo della memoria. Per cui noi abbiamo completato per ora fino alla classe 1914, dovrebbe essere, forse a giorni, sarà online anche quella. Quindi fino al 1913 sicuramente li trovate già online, gli albi della memoria.
Aggiungo proprio in tempo reale una mail, ma che ci è arrivata stamattina, ma dal signor Caramaschi, che è figlio di un internato della Seconda Guerra Mondiale insignito della medaglia d'onore, che vabbè, a parte gli apprezzamenti, no, cioè per l'iniziativa, offre di mettere a disposizione materiale documentario di suo padre. Ecco, questo è quanto appunto ci si diceva prima. Ce l'ha messa online, no? Questa iniziativa è un modo anche di attivare un circuito virtuoso, di recuperare altro tipo di materiale. Ci immagino, ma che sul foglio matricolare del padre non ci sarà la foto, ma la potremo aggiungere, perché immagino che il figlio ce la fornirà insieme ad altro materiale, ma che siamo ben lieti di poter accogliere. Posso intervenire? Sì, certo, prego. No, a proposito di quello che si diceva prima, io avevo chiesto i fogli matricolari all'Archivio di Stato di Modena. Mi ha mandato quelli di tre zii, ma di uno no. Mi ha detto che, quindi non è sempre vero che tutti sono stati sottoposti alla visita di leva. Perché quel ragazzo non c'era e l'Archivio di Stato mi ha detto di rivolgermi al comune. Come si spiega? Come lo posso cercare? E di che classe è? Ah, non mi ricordo. Ecco, però allora sarà intorno al 21, al 20, 19, quegli anni lì. Mi hanno detto che non aveva, cioè non c'era il foglio matricolare di questo ragazzo, mi hanno detto che quindi non è andato in guerra e allora di rivolgermi al comune. Cioè ho la lettera dell'Archivio di Stato che mi dice questo. No, non è detto che tutti, a volte non li trovano, anche perché sono numeri errati sulla rubrica e non lo trovano più. Nomi errati nella rubrica non li trovano più. Quindi la ricerca bisogna farla di nuovo, partendo dal comune, vedere se è stato iscritto nelle liste di leva, che originariamente le liste di leva partivano dal comune, poi diventavano la base per l'impianto dei fogli matricolari, ovviamente. Quindi è un po' più difficile cercarlo, ma non è detto che non esista. Quindi dovrei chiedere al comune dove era residente all'epoca. Ho scritto veramente, ma non mi hanno risposto. No, le liste di leva del comune di Reggio sono all'Archivio di Stato. Sì, certo. Lì bisogna andare a vedere le liste di leva. All'Archivio di Stato, ma sapendo esattamente l'anno di nascita. Sì, no, quello ce l'ho, adesso non lo ricordo a memoria. Ma ce l'ho. Vabbè, allora riproverò da lì. Un altro utente chiede... propone di stimolare ricerche tematiche sui fogli, vista le nuove mole di dati che si possono ricavare. Sì, è uno degli scopi di questa operazione, acquisire nuove fonti documentarie. È chiaro che aumentano le possibilità di tracciare percorsi, di tracciare dei progetti di ricerca. C'è quello che si diceva prima, c'è da un foglio matricolare. Se lo sappiamo leggere, come ogni tipo di documento, non esce soltanto una storia banalmente militare, ma escono molte più informazioni. Quindi è come da un albero di cui si ripartono vari rami. Quindi sì, questo è anche uno scopo, non è soltanto per la nostalgia o per la semplice conservazione del documento, insomma. Chiedo un'altra cosa, se posso. Prego. Vi risultano che i registri ci siano tutti? C'è qualche mancanza, c'è qualche buco, è andato disperso qualcosa o c'è tutto?
Grazie. Ma finora per i registri che abbiamo digitalizzato non c'è mai stata discordanza, cioè sono tutti progressivi come numeri dei registri, come numeri delle matricole, quindi non abbiamo mai trovato numeri mancanti, forse qualche matricola mancante ma recuperata con una doppia matricola identica, perché poi comunque appunto degli errori di battitura sulle dettature ci sono, quindi ci siamo trovati magari di fronte a due diversi coscritti con lo stesso numero di matricola. Quando li abbiamo reinventariati, catalogati eccetera, abbiamo aggiunto un bis alla vecchia, a una delle due matricole, andando naturalmente in ordine alfabetico, ma a parte questo non abbiamo riscontrato buchi. I libri, i libroni, i registri sono progressivi in ordine, senza buchi, senza mancanze, almeno finora. Qualche buco c'è nei volumi, nelle classi intorno al 1870, 72, 3, 4, c'è un annato e mezzo o due che mancano a Modena. Di questo però si parlerà nella seconda fase del progetto. Se non ci sono altre domande, interventi, come ci eravamo dati la scadenza delle 11, insomma ci siamo stati più o meno puntuali. Io chiuderei questo nostro incontro, vi ringrazio per l'attenzione, anche per le domande, ma che testimoniano una, come dire, una capacità di, cioè, di intervento, no? Cioè, sull'argomento, quindi noi continuiamo a lavorare, se i nostri colleghi sono appunto all'opera nonostante le difficili condizioni, ma anche se il nostro istituto è chiuso al pubblico, all'interno il lavoro non continua. E quindi ci vediamo appuntamento, cioè per un nuovo aggiornamento, magari all'inizio del prossimo anno. Vi ringrazio tutti. E arrivederci. Grazie. Grazie. Vi saluto. Ciao a tutti. Sì, adesso è possibile. Prima non lo permetteva.